molto soddisfatto, anche perché abbiamo avuto la possibilità di disputare 3 partite internazionali e quindi di dare la possibilità a questi ragazzi di fare nuove esperienze. Di queste 3 partite, una è stata abbordabile, quella con la Bulgaria, anche se nulla ci è stato dato, dobbiamo ricordare che abbiamo giocato con ragazzi che erano 2, 3 e anche 4 anni più giovani, e quindi non è da sottovalutare questa vittoria. Le altre 2 partite contro la Polonia e contro l'Islanda sono state molto importanti dal punto di vista dell'esperienza, anche se sono nazioni molto importanti dal punto di vista della tradizione. Abbiamo cercato di giocare, nonostante l'enorme differenza fisica e anche tecnico-tattica in questo momento, però giocare questo tipo di partite è sempre una cosa molto importante, specialmente per questi ragazzi ai quali mancano questo tipo di partite. Ho visto quali potrebbero essere i nostri punti forti, invece quali punti deboli. So adesso con precisione quali sono i ragazzi che sono molto più affidabili, specialmente nel gioco in difesa. Non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo e che qua non c'erano, e bisogna tenere in considerazione anche degli altri. È un gruppo molto affiatato e, nonostante siamo venuti qua a fare esperienza, ho voluto trasmettere a loro un messaggio che comunque bisogna giocare per vincere, nonostante i risultati siano stati almeno 2 a nostro sfavore. Però hanno tantissima voglia di lavorare, hanno tantissima voglia di provare a fare qualcosa, e speriamo di arrivare ad agosto preparati al massimo. E comunque, questo è, così come è stata questa, una difficile tappa di un percorso che è iniziato già qualche anno fa, anche ad agosto non deve essere un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale in un percorso che deve durare molto più a lungo.